Domani, quindi, finalmente aprono altri due centri vaccinali a Saterno, Matierno e Centro Sociale. Sì, domani alle 15 il centro sociale e Matierno apriranno. Raddoppiamo l'offerta vaccinale nella città di Salerno. Chiude la scuola Santa Caterina, che ringraziamo perché sono stati la prova della collaborazione tra istituzioni, tra strutture, che è l'arma vincente in questa situazione. Aprono i centri quindi, ma resta il problema delle scorte di vaccini. Finora, dice sempre Saggese Tozzi, abbiamo utilizzato tutte quelle che ci sono state fornite. Ovviamente non sono tutte quelle necessarie, abbiamo bisogno di molte più dosi, ma questo è un problema regionale, nazionale, ve ne rendete conto tutti quanti. Oggi arrivano 30.000 dosi di AstraZeneca in più, arrivano 20.000 dosi di Pfizer, avremo il materiale per lavorare tranquillamente la prossima settimana. Imperativo attivare le vaccinazioni agli ultraottantenni. Su questo fronte un aiuto importante arriverà dai medici di medicina generale e dai distretti che si stanno organizzando per raggiungere a domicilio i non Per deambulanti. fare uno sforzo in questo senso, oggi tutti i medici di base avranno a disposizione, in ogni distretto abbiamo distribuito 200 dosi di Moderna e 1000 dosi di AstraZeneca da dedicare ai medici di base, in modo tale che i medici di base che hanno accettato di vaccinare i propri assistiti nei propri studi o a domicilio possono partire tranquillamente e farlo. Stiamo attrezzando le strutture dei distretti che si occupavano di assistenza domiciliare per fare le attività anche presso i non deambulanti ultraottantenni. Si continua anche con la vaccinazione delle altre fasce d'età, ultra sessantenni e settantenni, con AstraZeneca in campo fra poco anche i farmacisti. Arruoleremo anche i farmacisti, tra l'altro faranno una cosa fondamentale per riuscire ad avere questa diffusione in prossimità del vaccino, perché i farmacisti saranno la strada attraverso cui i medici di base riceveranno i vaccini. Questa è una cosa molto, molto interessante e importante, perché così abbiamo una capacità di diffusione capillare su tutto il territorio. Poi ci sarà anche la possibilità di aprire dei centri vaccinali all'interno delle farmacie. Oggi abbiamo assunto altri 250.000 specializzandi per darci una mano su questo. Noi potenziamo le forze, ma se non abbiamo le munizioni possiamo fare di meno. Più munizioni ci daranno, più saremo in grado di vaccinare. Infine sui fragili, l'ASL sta applicando una strategia di prossimità già riuscita con i dializzati che sono stati vaccinati nei centri dove erano in cura. Oggi facciamo un incontro con i centri antidiabetici, per cui ci accordiamo con i centri antidiabetici, sia pubblici sia privati, per vaccinare i propri pazienti direttamente nei centri antidiabetici. Abbiamo fatto la stessa cosa con l'ANVAS, con gli assistiti dell'ANVAS. Prevediamo di aprire i centri vaccinali interni alle strutture di salute mentale per vaccinare i disabili psichici o con problemi di questo genere presso le strutture dei centri di salute mentale. Vogliamo essere vicini alle categorie più colpite, che hanno più bisogno di assistenza, anche coinvolgendo in questo le figure che abitualmente li assistono. Questo rende ancora più facile, più semplice, più condivisa la vaccinazione. Come dicevo, è l'unica arma. C'è da vaccinare tutta la popolazione, ma ci sono anche i casi specifici, come quello di una nonnina di 101 anni. Difficile rintracciarla, ma alla fine sabato Sabato sembra. mattina alle 10. Sabato mattina alle 10 questa nonnina, che state avendo notizia nazionale, andrà al centro Agusteo e sarà vaccinata a nostro carico. Abbiamo risolto con passione, con dedizione. Tutti i miei collaboratori, mai come in questo momento, sono sul campo e non si tirano indietro su tutto. Noi raccogliamo molte segnalazioni di disagi, non sempre riusciamo a risolverli tutti, facciamo uno sforzo e spesso ci riusciamo.